Buonasera, ben arrivati o bentornati per chi era qua oggi per il seminario. Good evening. I will translate some pieces with my bad enough English. Welcome everybody. Welcome back for people who were already in this room before for the training, and welcome for people that arrive now. Questo è il classico fenomeno di traduzione che è più lunga di quello che uno aveva detto. I will try to be shorter. Allora, dicevamo buonasera, siamo qua questa sera per parlare di estetica e soprattutto per incontrare il nostro ospite Jean-Marie Robin, che arriva dalla Francia, da Bordeaux, ed è una delle personalità dei terapeuti più, diciamo, di spicco nel mondo della terapia della Gestalt. We are here for a lecture on aesthetics and psychotherapy. Why are you laughing so much? You are making me ashamed. Anyway, and we are. Il tema su cui stiamo lavorando nel gruppo con Jean-Marie è la vergogna. Quindi, mentre loro ridono, mi sono vergognato moltissimo del mio inglese, ma cercherò di tollerarlo. We are here to listen a dialogue, a lecture on aesthetics, and to meet Jean-Marie Robin, who is one of the main theoricians in Gestalt therapy. Allora, a questo punto dobbiamo spiegare, perché sennò sembriamo tutti matti, che un po' è anche vero, però nel corso del seminario oggi Jean-Marie ci ha portato un esempio, ha raccontato una situazione in cui lui era presentato come uno dei massimi esperti mondiali di terapia della Gestalt, e adesso stiamo un po' ripetendo questo schema di cui abbiamo parlato oggi, un aneddoto, un racconto, tutto qua. Ok. I translated this piece? Not necessarily. E quindi siamo qua, dicevo, per incontrare Jean-Marie Robin, che è esperto di tutte le cose che abbiamo detto, ma che anche, diciamo, è qua perché per parlarci di estetica, estetica in un doppio significato che scopriremo meglio. Non so che significato date voi come terapeuti o come studenti o qualsiasi altra cosa. Al termine estetica, credo che oggi scopriremo almeno due significati di questo termine. We are here to meet Jean-Marie. Jean-Marie is one of the main gestalt therapists in the world. I'm joking now. But especially because the word aesthetics has more than one meaning. We will discover these meanings, at least two different meanings. I don't know how you connect this word with your practice, if you are a therapist, or your studies, if you are students. Anyway, we will discover at least two main directions of meaning. E dicevo appunto Jean-Marie Robin è fra le altre cose un past president, quindi è stato presidente dell'Associazione Europea di Terapia della Gestalt, è stato il fondatore dell'Istituto Francese di Terapia della Gestalt. Jean-Marie is a former president of the European Association for Gestalt Therapy and the founder of the French Institute of Gestalt Therapy. E come possiamo immaginare, un'altra cosa, è anche uno dei fondatori, qua un po' già ci avviciniamo a qualcosa rispetto al tema di più, è uno dei fondatori del Museo di Arte Moderna che c'è a Bordeaux. And we are maybe coming closer to our topic since Jean-Marie is also one of the founders of the Museum of Contemporary Art of Bordeaux. E
parallelamente alla terapia della Gestalt coltiva e incrocia appunto interessi per l'estetica, per la filosofia e per altri approcci terapeutici, per altre scuole, e quindi in dialogo continuo anche con chi ha diverse modalità, un po' come sarà questa sera. And besides being a therapist, he also is interested to explore other disciplines like art, philosophy, and other modalities, other approaches in psychotherapy. That it is also the frame that we have this evening here in our dialogue. E l'altra ospite, perché Gianni e io giochiamo in casa, perché questa è la sede didattica della nostra scuola di psicopatologia e di psicoterapia, dicevo, l'altra ospite alla mia sinistra è la dottoressa Mara Rotelli, che è psicologa e psicanalista junghiana, fa parte dell'ARPA, che è l'associazione di ricerca di psicologia analitica. And beside Gianni and me, we are in a way at home here because it's the place where the school is working. There is Mara Rotelli. Mara Rotelli is a psychologist, a psychotherapist, a Jungian analyst, and a member of the ARPA, that is an association for research in analytic psychology. Ed è anche la responsabile clinica di un servizio molto innovativo che c'è all'interno del Dipartimento di Psichiatria della ASL Città di Torino, che è quello che riguarda l'accoglienza della prima domanda che afferisce ai servizi appunto di psichiatria per un quarto, diciamo, circa della città di Torino. And she is also the chair of a public service in mental health, and very innovative one, a service that is receiving the requests for access to the public mental health service for 1/4 of the population of Torino. Dico, aggiungo due parole per presentare Gianni, che oltre ad essere appunto con me il direttore dell'Istituto IPCG e anche il direttore responsabile del centro clinico della cooperativa Poiesi, del centro clinico Mattia Maggiora, e qualcuno di voi lo conosce invece nella veste di professore a contratto dell'Università di Torino del modello fenomenologico esistenziale, e anche lui è past president dell'AGT, Associazione Europea di Gestalt Therapy, e anche past president della FIAP, Federazione Italiana Associazione Psicoterapia. Sono stata lunga, ma credo che tu le sappia queste cose per tradurle. I was long, but maybe you are prepared on that. Okay. Gianni is the co-director of the IPCG, the International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology, along with me, and the chair of the Cooperativa Poiesis, that is the clinical center for accessible psychotherapy here in Torino. He's a former president of the European Association for Gestalt Therapy too, and former president of the Italian Federation of Association of Psychotherapy, and is an adjunct professor of the University in Torino, where he teaches phenomenological existential approach in clinical practice. And probably the most important psychopathologist in the world. red flesh, shame on me again. Okay. Thank you, my friend. That's a revenge. That's a revenge. Questa è vendetta. Ok. E poi non abbiamo parlato di tutte le pubblicazioni, no? Di tutte. Ok, we are on the topic, Jean-Marie. Ok. Ok, vabbè, di me aggiungo che anch'io lavoro nel servizio di salute mentale e ho l'onore di condividere, di collaborare con la dottoressa Rotelli. About me, I would add that I'm also working the service of the public mental health service in Torino, and I have the honor to work with Mara Rotelli.
Bene, dopo tutta questa lunga premessa di grande vergogna, come dicevamo, e torniamo invece al tema di questa sera, che è quello dell'estetica, e lascerei la parola ai due discussant, quindi alla dottoressa Rotelli e al dottor Francesetti, che questa sera soprattutto lavoreranno ponendo delle domande, facendo quasi un'intervista a Jean-Marie Robin. And after all this introduction about the shame and so on, we can go on, and I leave the word to the two discussants, Mara Rotelli and Gianni Francesetti, that are here mainly to make questions to Jean-Marie about the topic of aesthetics in psychotherapy. E chiedo scusa a dottoressa Rotelli, un po' da maleducati ospiti, chiedo di fare la prima domanda a Gianni. I apologize with Mara Rotelli because I would ask Gianni to put the first questions. Gianni, it's me, so I put the first question. Okay, I will put the question in English and you will translate, Michele, it's okay? Okay, io faccio la domanda in inglese e io traduco. Okay. I would start with a very open question, Jean-Marie, that indeed, you are one of the first that wrote about aesthetics in Gestalt therapy. Io faccio una domanda molto aperta per iniziare. Tu sei stato uno dei primi a scrivere a proposito dell'estetica in terapia della Gestalt. But besides Gestalt therapy, there is not so much about aesthetics in psychotherapy. Ma anche in generale, a parte la terapia della Gestalt, non c'è così tanto sull'estetica in psicoterapia. In our flyer we quoted Hillman. James Hillman. Nella nostra locandina abbiamo citato Hillman, who wrote that among the many things of psychotherapy and psychology, the biggest one is to forget about beauty. E lui ha scritto Hillman che fra i vari altri peccati della psicoterapia uno importante è quello di aver dimenticato la bellezza. I'm saying that just to make a frame that what matters is not just for Gestalt therapy, I think it matters for psychotherapy. E questo appunto non riguarda o non conta solo per la terapia della Gestalt, ma per la psicoterapia in generale. So in a very open way I would like to ask you when and how you met this concept in your exploration of theory and practice in Gestalt therapy. E quindi ti chiederei così quando per la prima volta e come hai incontrato questo tema all'interno della terapia della Gestalt. And how this changed or impacted or influenced your way of understanding the theory of psychotherapy and Gestalt therapy and to practice your clinical work. E quanto come questo ha influenzato il tuo modo di capire, di leggere, di fare teoria sulla terapia della Gestalt e anche il tuo lavoro clinico. I could start by the end of your question. Posso iniziare dalla fine della tua domanda? Saying that in some way it didn't change my practice. Dicendo che in qualche modo non ha cambiato la mia pratica. Because it's more aesthetics which drive me to Gestalt therapy than Gestalt therapy would drive me to aesthetics. Perché è stata più l'estetica a portarmi alla terapia della Gestalt che non la terapia della Gestalt a portarmi all'estetica. Even when I was a teenager I was attracted by all expressive modalities of action of activities. Anche fin da adolescente sono sempre stato attratto da tutte le modalità espressive, le azioni, le attività. With the body, with the painting, with many singing, music and so on. Il cantare, il dipingere, le attività anche corporee, tutto questo. And when I finished my studies in psychology, I was willing to orient myself to practice which could combine three dimensions which were interesting me. One was creativity, another one was group, and the third one was the body.
E quando ho finito, quando insomma, mi sono laureato, quando ho fatto i miei studi di psicologia, poi ho cercato un modo per lavorare, per operare all'interno di tre campi che mi interessano: la creatività, il corpo e l'altro. And at that time there were nothing in this area. The closest that I could find was psychodrama. E il più vicino a quello che cercavo, almeno all'inizio, che ho trovato è stato lo psicodramma. And relaxation. And e rilassamento. And so I had my training in psychodrama. E quindi ho avuto un training in psicodramma. Another training with group dynamics. Un altro con sulla dinamica di gruppo. But with some friend, with some colleagues, we created a first training institute. E con alcuni colleghi abbiamo creato il primo istituto di training. Which was for research, how to combine these aspects of therapy and creation, art, expression, and so on. E per fare ricerca, per capire come combinare all'interno della terapia queste varie modalità di espressione, di corpo e espressive. At that time there were almost nothing in this area. E a quel tempo non c'era quasi niente in quest'area, in questo ambito. And I worked during many years in that direction with my friends and colleagues. E quindi per molti anni, alcuni anni, ho lavorato in questa direzione con i miei colleghi. And during this period I also discovered Gestalt therapy, who was just arriving in Europe it was in the early 70s. E quindi proprio in questo periodo ho anche iniziato a scoprire la terapia della Gestalt, che stava proprio arrivando in Europa, eravamo all'inizio degli anni 70. And I fall in love immediately with Gestalt therapy. E immediatamente mi sono innamorato della terapia della Gestalt. Because and I could discover that with Gestalt therapy it could give me a skeleton for everything that I had learned before. Perché così ho scoperto che la terapia della Gestalt poteva darmi lo scheletro, la struttura per mettere insieme tutto quello che mi piaceva e che avevo imparato prima. A spin bone, in some way. Un'ossatura proprio. And that I didn't need to get rid of everything that I had learned before. E quindi non avevo bisogno di liberarmi di niente di quello che avevo imparato. With art, with group dynamics, with body work, with psychodrama, with all that. Di arte, di gruppo dinamica, di lavoro corporeo, di psicodramma, non potevo tenere tutto. That I have to reorganize in a different way, but without leaving anything. Ma quindi potevo semplicemente riorganizzarli, ma non avevo bisogno di lasciare niente. And the more I was studying and practicing Gestalt therapy. E più studiavo e praticavo la terapia della Gestalt. The more my colleagues about this Institute for Expression, Expressive Therapy. E più i miei colleghi di questo istituto di terapia espressiva. Ask me, Jean-Marie, we are not a Gestalt Institute. We are an Institute for Expressive Therapy. So okay. If you want to do Gestalt. Mostly Gestalt therapy, create your own institute. E dicevano, noi non siamo un istituto di terapia espressiva, non di terapia della Gestalt. Se tu vuoi occuparti di terapia della Gestalt, vai e fai il tuo istituto. That's the way I started to create the first institute of Gestalt therapy in France. E questo è il modo in cui ho iniziato a creare il primo istituto di terapia della Gestalt in Francia. Okay, and but I'm still interested in art and in contemporary art mostly. E sono ancora interessato nell'arte, soprattutto nell'arte contemporanea. All forms of creation. Tutte le forme di creazione. And for me it always was really present from the very beginning in my practice. E per me è sempre stato presente fin dall'inizio nella mia pratica. And I remember that probably it was in 82 or 83, there were the first conference
of the EAGT. E mi ricordo che non so se nell'82 o nell'83 c'è stata la prima conferenza delle AGT, l'Associazione Europea di Terapia della Gestalt. And my workshop was about aesthetics of psychotherapy. E il mio workshop è stato a proposito dell'estetica e della psicoterapia. And my first personal article in these years was also about aesthetics of psychotherapy. E anche il mio primo articolo nello stesso periodo era a proposito dell'estetica e psicoterapia. But I think that in on the this idea of aesthetics came from different side in Gestalt therapy. Penso che questa idea dell'estetica può costituire diversi aspetti della terapia della Gestalt. One the most representative was Joseph Zinker. Maybe you heard about him. E uno delle persone più rappresentative rispetto a questi sviluppi è Joseph Zinker. Who published in 77 his first book about creative process in Gestalt therapy. E che ha pubblicato il suo primo libro nel 77 a proposito del processo creativo in Gestalt. But his way of using this reference was mostly using the concept of beauty. Ma il suo modo per stare in questo era soprattutto di utilizzare il concetto di bellezza, beautiful form, di belle forme, and creativity. E di creatività. The second one is Michael Miller. Il secondo è Michael Miller, also from New York. Di New York. And in I think 81 or 82 he published his first article. Penso nell'81-82 ha pubblicato il suo primo articolo. Entitled Notes about Art and Symptoms. Si intitolava il primo articolo Note a proposito dell'arte e i sintomi. And his path for this topic was mostly originally it was from Otto Rank. E qualcosa di questo articolo si basava originalmente sugli insegnamenti di Otto Rank. Because maybe you know that for Gestalt therapist Otto Rank was the favorite child of Freud during many years. Otto Rank wrote a very important book called Art and Artist. Perché forse sapete che per i gestaltisti Otto Rank è un personaggio importante fra gli eretici della psicanalisi, un libro importante chiamato Arte e Artista. And one thing that Otto Rank underlined is that the neurotic is, according his words, an artist manqué in French. He used the French words. E quindi Otto Rank dice che dal suo punto di vista il nevrotico è un artista mancato, lo dice in francese un artiste manqué. Which means that the process of creation of symptoms of pathology are almost the same as the process of creating art. Quindi dice che il processo di creare dei sintomi è molto simile, molto vicino a quello di creare arte. But according to him, if you create a symptom, if you create a pathology instead of creating art. Ma secondo lui, se si crea patologia invece di creare arte. It's because you failed something. È perché c'è qualcosa che non è andato bene. So the way Michael Miller was studying is that looking at mostly at the biography of many artists. Their way of creating in their life. E quindi il suo modo per lavorarci era quello di guardare, di lavorare, di leggere la biografia di molti artisti, di persone che hanno creato nella loro vita. What this could teach to the therapist. E per vedere che cosa questo poteva insegnare al terapeuta. So what a Gestalt therapist could learn from Cézanne, from Miles Davis, from Van Gogh, from different artists. And quindi vedere cosa il terapeuta della Gestalt poteva imparare da Cézanne, da Van Gogh, da Miles Davis, da vari artisti. Music, poetry, and so on.
musica, poesia, eccetera. And maybe those who, of you who had experience of workshops with him know that he doesn't use a lot of the vocabulary, official vocabulary of Gestalt therapy. Forse qualcuno ha fatto esperienza del lavoro con lui, lui non usa tanto il vocabolario gestaltico. He uses mostly the vocabulary of poetry, for instance. Usa soprattutto il vocabolario della poesia. Or of art in general. O comunque in generale dell'arte. And the third one, in another way, is myself with this first text, very, very poor, according to me, my first text about aesthetics. E il terzo sono io, e il primo testo che ho scritto a proposito dell'estetica, secondo me, abbastanza povero. More kind of intuition, initial intuition, that we have to learn more from philosophy. Era una sorta più di intuizione che dovevamo imparare di più dalla filosofia. Than from neuroscience or things like that, which I don't like. Che dalle neuroscienze o da cose così che a me non piacciono. And I am much more interested in connecting gestalt therapy or psychotherapy in general with philosophy than with science. Sono molto più interessato a connettere la terapia della Gestalt o la psicoterapia in genere con la filosofia che non con la scienza. And consider that psychotherapy could be considered as an applied philosophy. E potrei dire che la psicoterapia è una sorta di filosofia applicata. One of the branches of philosophy is aesthetic. E una dei rami della filosofia è proprio l'estetica. And for me it has something to do with just a remark from Laura Perls, the wife of our founder. E per me questo ha qualcosa a che fare con qualcosa che sottolineava Laura Perls, la moglie del nostro fondatore. Who just said one day that che un giorno semplicemente ha detto, you know, gestalt is a word, not a word from science or so, it's a word from aesthetics. E la gestalt non è qualcosa che è un mondo della scienza, ma fa parte dell'estetica. La parola gestalt, sì. Because one of the translation of the possible translation of the word, the word gestalt is form. Una delle possibili traduzioni del termine gestalt è forma. And our name is not gestalt, it's gestalt therapy. E il nostro nome però non è gestalt, ma è terapia della gestalt. It means that we are not psychotherapists, we are not therapists of the psyche. Che vuol dire che non siamo psicoterapeuti, cioè non terapeuti della psiche. But we are therapists of the gestalt. Ma che siamo terapeuti della gestalt. It means that we are therapists of the way people give form to their experience. Cioè del modo in cui le persone danno forma alla loro esperienza. And this maybe we could develop further. E questo lo possiamo sviluppare dopo. Grazie intanto. This is a long story. Sì, adesso magari. E adesso chiederei a Mara Rotelli di fare a sua volta una domanda. Now I would ask to Mara Rotelli to put a question to. Prima di parlare con te di cose più teoriche. Before to talk with you about more theoretical things. Non conoscendo il tuo lavoro e avendo letto solamente alcune cose, not knowing your work and having read just some pieces of your work. Venendo qui mi sono venute due immagini. Coming here I had two images. La prima è del mio primo approccio con una paziente. The first is my first, very first meeting with a client.
della quale ho avuto un'immagine di un corpo pesante ancora prima di conoscerla, mentre saliva le scale per arrivare nel mio studio. I had an image of her as a heavy body before meeting her, just seeing her coming up from the stairs, coming to my office. Quando poi l'ho vista era un'esile ballerina e questa cosa mi ha molto colpito, però il tema del corpo pesante era il tema che lei portava. When I saw her, I was surprised because she was a thin dancer, and I was surprised, but at the same time the theme of heaviness in the body was the theme she was bringing. Questo credo che sia un po' uno dei modi che tu intendi quando parli di estetica nella terapia, no? Cioè la possibilità di avere un campo comune col paziente ancora prima, no? Di arrivare a delle definizioni teoriche. I guess that this maybe is related to what you mean with aesthetics in therapy, that is a way to have something in common with the clients even before to arrive to some more abstract or theoretical aspects. La seconda immagine invece è che lo scorso anno il mio gruppo è andato a Firenze, dove a Palazzo Pitti c'era Marina Abramovic, che faceva una delle sue installazioni per poter fare poi un seminario sulla psicoanalisi e l'estetica. The second image coming here was a memory about last year my group went to Florence, Palazzo Pitti, where there was a performance or an installation by Marina Abramovic that was preliminary to a meeting, to a seminar on psychoanalysis and aesthetics. Questa donna si espone alla relazione con il pubblico e in quell'occasione si è beccata un quadro in testa ed è stata molto scossa da questa cosa e poi è venuta a parlare con noi. In that situation, Marina Abramovic is exposing herself to the meeting with people coming to the performances, and in that case she received a painting on her head. She was very much shaken by that, and after the performance she came to talk with us. E anche in quell'occasione mi sembra che sia stato importante anche trasformare l'atto aggressivo in qualche cosa che all'interno della sua riflessione ha assunto una forma con un significato importante per noi che parlavamo di estetica. And also in that case the aggressive act, it seems it was important to give a new meaning or to help her to find a new form for that aggression in a way that helped us to reflect on the process of aesthetics and psychoanalysis. Mm-hmm. Ti volevo chiedere se appunto questo poteva essere uno spunto per parlare del tuo tema a partire appunto da queste due esperienze. I wanted to ask you if these two experiences can be a kind of a stimulo for you in order to develop more your understanding of aesthetics in therapy. Non in più. I already lost the first situation that you described. Ho già perduto la prima situazione che hai portato. La paziente ballerina che ha un corpo pesante. The problem is that from a dancer it's a lot of techniques. They have to learn a lot of techniques, and when they walk, I don't know if it's a spontaneous walk or a technique. Un punto per me importante è che le ballerine professionali devono imparare moltissima tecnica e non so se quando camminano loro stanno camminando in modo spontaneo o in qualche modo stanno esercitando una tecnica. And that's the problem with what we call art.
E questo è il problema con quello che noi chiamiamo arte. Because some professionals tells that the profession is artist. Perché in qualche modo professionale possiamo dire che un professionista è un artista. That's their profession. Questa è la loro professione. No more create anything. Ma magari non possono creare niente. They copy themselves all the time. Semplicemente copiano se stessi tutto il tempo. So I'm not interested in this idea of art. E non sono interessato in questa idea dell'arte. But what you said about this dancer remind me a sentence from Isadore Fromm, who was one of my main teacher in Gestalt Therapy. E quello che tu hai detto rispetto a questa ballerina mi ha fatto venire in mente una cosa che diceva Isadore Fromm, che è stato uno dei, anzi il più importante degli insegnanti in terapia della Gestalt che ho avuto. He said that psychotherapy, Gestalt Therapy, the goal of Gestalt Therapy is to help the client to transform his words into poetry. E diceva che il principale obiettivo della terapia è aiutare il cliente a trasformare le sue parole in poesia. And his walking into dance. E il suo camminare in una danza. But that's a problem also of spontaneous acting. Ma in ogni caso questo è un problema che riguarda l'agire spontaneo. Because of course with therapy I could become more and more spontaneous and creative. Perché certamente come terapeuta posso diventare sempre più spontaneo, sempre più creativo. But if you put myself in front of a piano. Ma se mi metto davanti a un piano forte, I could play. Posso suonare. And enjoy. E anche divertirmi. But the problem is that I never learned piano. Ma il problema è che io non ho mai imparato a suonare il pianoforte. And what I would produce probably I will enjoy, but I'm not sure that you will enjoy. Quindi quello che produrrò probabilmente mi divertirà, ma non sono sicuro che divertirà voi. And if you want to compare my improvisation to Keith Jarrett, for instance. E se volete fare un paragone fra la mia performance e quella di Keith Jarrett, that would be a difference. Saremo un po' differenti. And about Marina Abramovic. Also, it's a difficult question. It's the issue of beauty. Okay. Cool. I get my own faults also. About Marina Abramovic, you were saying? It's the problem of the what is beauty. Okay. E circa la performance di Marina Abramovic, di nuovo il punto è: ma che cos'è la bellezza? I have seen one of her performances in the MoMA in New York. By chance I was at the time. Ho visto una volta una sua performance per caso al MoMA di New York. And she was sitting in a chair. Era seduta su una sedia with a red dress, con un vestito rosso, and she was expecting that somebody could sit in front of her. E sta aspettando che qualcuno si sedesse davanti a lei. And the day where I went there by chance, e io andai là per caso. One person who sat in front of her was a woman. Una persona che si è seduta davanti a lei era una donna con un burqa completamente nero, just a small window here. Solo una piccola finestra qui agli occhi. I was impressed and touched. Io ero impressionato e toccato. This black, questo rosso, questo nero, eyes contact,
Only eyes contact. Solo contatto con gli occhi. A huge intensity. Una enorme intensità. And I was really touched, and I feel even touched when reminding that. Sono stato molto toccato, mi sento persino toccato quando lo ricordo. But for me, I don't. Of course, aggression. Aggression is has nothing maybe to do with beauty. Aggression has nothing to do with beauty, maybe. E l'aggressività potrebbe anche non avere niente a che fare con la bellezza. But I'm not interested in beauty. Ma non sono interessato nella bellezza. What is beauty? Che cos'è la bellezza? What is happiness? Che cos'è felicità? That's for me that's the same. Per me è lo stesso. Something which is very beautiful for me will could be ugly for you. Quello che potrebbe essere bellissimo per me può essere orribile per voi. My wife used to say when we are together, for instance, for vacation, traveling and visiting things. Mia moglie, quando siamo in giro per vacanza, stiamo visitando qualcosa, e lei di solito dice. She noticed that every day, I never noticed that, but she noticed. Lei ha notato che ogni giorno, io non l'ho mai notato, ma lei l'ha notato. She noticed that when that I absolutely need to meet something which is beautiful for me during the day. Lei ha notato che per me ogni giorno è assolutamente necessario vedere, incontrare qualcosa che sia bello per me. If not, she considers that I have a light depression. Se non succede, lei dice che io ho una leggera depressione. But this beauty is my beauty. Ma questa bellezza è la mia bellezza. For me, beauty, my beauty could be as well a spoon in a cafe. E per me la mia bellezza potrebbe essere un cucchiaio in un caffè. Could be a meeting with somebody. Potrebbe essere un incontro con qualcuno. Could be a painting. Potrebbe essere un quadro. Or a music or a sound. Una musica. It's not necessarily Mona Lisa. Non è necessariamente Mona Lisa. Mona Lisa gives me no shock, aesthetic shock. Mona Lisa non mi dà uno shock estetico. So, however, Mona Lisa is considered as the beauty par excellence. E tuttavia Mona Lisa è considerata la bellezza per eccellenza. If somebody wanted to offer me Mona Lisa. E se qualcuno volesse offrirmi Mona Lisa. I know what I would do. I sell it. So cosa farei. La venderei. Immediately, but I don't want it in my home. Immediatamente, ma non la terrei a casa mia. You are in Italy, you have stolen it. Okay, thank you. Maybe can Gianni can forse può di nuovo fare una domanda a Gianni. Maybe Gianni can do a question again, make a question. Well, after that I overcome the fear that you were destroying beauty. Dopo quando cerco di superare la sensazione, il sentimento che vuoi distruggere la bellezza. I would like to ask you, but what do you mean with aesthetics in psychotherapy? Vorrei chiederti cosa intendi per estetica in psicoterapia. It is the original meaning of aesthetics. If you refer to the intrinsic aesthetic criterion that we use, can you tell something about è il significato originario dell'estetica, qualcosa che riguarda la creatività, insomma, puoi spiegarci? Intrinsic criterion that we use for contact processing gestalt therapy. O è un criterio intrinseco che utilizziamo per nel processo terapeutico in terapia della gestalt? Or it is to see the fact that every client deserve a novel. O il fatto che ogni cliente merita una storia.
like the book or poster. Yeah. Come il, come il libro dei poster. Because you opened about this when you said we are therapists of the Gestalt, that is not of the client. Perché cioè, noi siamo terapeuti della, della forma. Del, And so can you open from there and to explain something? Puoi aprire, aprire di più su questo? For me, aesthetics are as two important directions in the therapeutic process. Per me l'estetica ha due importanti direzioni nel processo terapeutico. The first, you know that the word has been created in in the 18th century by philosopher who was not very important, Baumgarten. E sapete che il termine è stato creato nel XVIII secolo da un filosofo non così importante, Baumgarten. He created the word from the Greek aesthesis. E l'ha creata dal greco aesthesis. Which means to feel. Che significa sentire. Because he considered that there were another kind of knowledge. Perché considerava che ci fosse un grosso, una grossa quantità di conoscenza. Which is not through cognition. Che avviene non attraverso l'aspetto cognitivo. But through the senses. Ma attraverso i sensi. The senses and the sensation. Quindi i sensi e le sensazioni. He recognized that this kind of knowledge is less important than from the one from cognition. E quindi riconosceva che questo tipo di conoscenza era come meno importante rispetto a quello cognitivo. But he wanted to add another way of having access to knowledge, a knowledge through the senses. Però voleva aggiungere un'altra modalità per avere accesso alla conoscenza, quella attraverso i sensi. It was not in his mind, it was not the beauty was not really his concern. E per lui insomma la bellezza non era davvero quello che lo interessava. Because in the same time that he created aesthetic, he also created another approach. E perché proprio mentre creava l'estetica ha creato anche un altro approccio, which he called calistic, che è chiamato calistica. Calistic, it is the science of beauty. E questa è la scienza della bellezza. So for him it was different, science of beauty and the knowledge through the senses. Per cui per lui era proprio diverso la scienza della bellezza e invece la conoscenza attraverso i sensi. And in his book, which I have read, e nei suoi libri che ho letto, he says, for instance, that it's aesthetic is not about the knowledge of beauty. Che dice che appunto l'estetica non è la conoscenza della bellezza. It's about the beauty of knowledge. E a proposito della bellezza della conoscenza. That's different. Questo è diverso. So it's having access to another kind of knowledge through the senses. Quindi avere accesso a un altro tipo di conoscenza attraverso i sensi. And that for a Gestalt therapist is that is the recognition. E per il terapeuta della Gestalt questo è il riconoscimento. That every experience begins with something that I feel. Che qualsiasi esperienza inizia attraverso qualcosa che sento. And those among you who have experience with Gestalt therapy know that one of the favorite questions of the Gestalt therapist is what do you feel? E per voi, per chi di voi è terapeuta della Gestalt, sapete bene che una delle nostre domande favorite è cosa senti. And what do you feel? It means let us ground our experience in what you feel, in your body experience, in your
sensation, tension, etc. E imporre questa domanda è come dire dare un fondamento forte all'esperienza che stiamo facendo all'interno del nostro corpo, delle nostre sensazioni, delle tensioni corporee, eccetera. So esthesis originally is to feel. Quindi esthesis in origine è proprio sentire. It's not beauty. Non è bellezza. And you all know the word anesthesia. Tutti voi conoscete la parola anestesia. It's esthesia an which means without. È estesi e con l'aggiunta di an che vuol dire non sentire. And anesthesia doesn't mean without beauty. E non è che vuol dire senza bellezza. But means without sensation. Vuol dire senza sensazione. So that's to feel. Questo è sentire. But the danger of what to feel is the contemporary use of this aspect of aesthetic. Questo aspetto del sentire è la contemporanea perdita. Il problema di questo concetto sì. È l'uso che se ne fa attualmente. Okay. Because I can see today that some people use in the therapeutic world what they feel. Perché vedo che ci sono dei terapeuti che nel tempo contemporaneo usano il sentire as a kind of knowledge about the other. Come un conoscere sull'altro. I feel that you are sad. Io sento che tu sei triste. For instance, I feel that you want to cry. Io sento che tu vuoi piangere. I can feel your anger. Posso sentire la tua rabbia. And about that I say no. E circa questo io dico no. No. I consider that when I use the word I feel, io considero che quando uso la parola sento, I speak about what happens in my sensation, in my body, in my feeling. Parlo di quello che succede nelle mie sensazioni, nel mio corpo, nel and mio sentire. My feelings when I am in contact with you. Il mio sentire quando sono in contatto con te. What do I feel when I see that you are sad? Cosa sento quando vedo che tu sei triste? That's very different. Questo è molto diverso. Than feeling your sadness. Che sentire la tua tristezza. I cannot feel your sadness. Non posso sentire la tua tristezza. But I can feel what happens to me in front of your sadness. Ma posso sentire cosa mi succede davanti alla tua tristezza. So also for me it's also the big issue about what we call empathy. Quindi per me c'è anche la grande questione di quello che chiamiamo empatia. To be frank, I don't like the concept of empathy. Per essere franco, io non amo questo concetto di empatia. I like it in daily life. Mi piace nella vita quotidiana. Of course I consider that, for instance, that it's important for the education of children to teach them to feel what the other could feel. Per esempio, penso sia importante nell'educazione dei bambini insegnare loro a sentire quello che sentono rispetto a quello che sentono gli altri, a quello che potrebbe sentire l'altro. Every day in the TV how some people don't hesitate to kill, to do bad things without any preoccupation about what the other could feel. E noi vediamo tutti i giorni nella televisione come si può uccidere, si possono fare cose orribili senza nessuna preoccupazione di cosa sentirà l'altro. So I think that in some way in daily life it's important that educators, teachers, parents, etc. could
teach empathy. Quindi penso sia molto importante che nella vita quotidiana insegnanti, genitori insegnino cosa è l'empatia. But in the therapeutic process, ma nel processo terapeutico, because it's clear that what I feel is what I feel in my body in front of you, siccome è chiaro che quello che sento è ciò che sento nel mio corpo davanti a te, it's consistent with our theory of contact. È consistente, è coerente con la nostra teoria del contatto. The, what is the impact that you have upon me? Qual è l'impatto che tu hai su di me? I am here and now your environment. Io sono qui, qui e ora io sono il tuo ambiente. And I could tell you something about the impact that you have upon me. Posso dirti qualcosa sull'impatto che tu hai su di me. And that's this difference which allows the contact. Questo è this difference. Ah, e questa differenza permette il contatto. And Peirce himself was very very an enemy. He didn't like at all the concept of empathy. Anche Peirce era un nemico, non gli piaceva per niente il concetto di empatia. He said that it's a kind of confluence. Diceva un tipo di confluenza. And that's interesting because the concept of empathy also comes from the world of art. È interessante perché originariamente anche il concetto di empatia viene dal mondo dell'arte. It comes from in one of the first books from the early 20th century. From Vohringer. E viene da uno dei primi libri del XX secolo about abstract painting. Da Vohringer, circa la pittura astratta. 1908-1909. The title is Abstraction and Einfühlung. E il titolo è Astrazione e Einfühlung. And Einfühlung is a concept which was originally used by Freud to speak about identification. Einfühlung era un concetto usato da Freud quando intendeva identificazione. And later it became the word being translated by empathy. E successivamente è diventata la parola tradotta con empatia. And the definition that Vohringer, who was not a psychologist at all, it was an art critic and art theorician. E il significato che dava Vohringer, che non era assolutamente un terapeuta, era un critico d'arte. It's very, very strange and very powerful. È molto strano, è molto potente. As he said, it's objectified self enjoyment. Objectified. L'oggettivazione dell'auto enjoyment, l'auto piacere, non so. L'oggettivazione dell'auto piacere. In French it's jouissance objectivée de soi. Ah, la gioia oggettivata di sé. It means that in empathy I enjoy about myself. Nell'empatia io godo di me. But it's objectified through the other. Ma è oggettivato attraverso l'altro. I have the illusion that it's the other, but it's I use the other as an object for my enjoyment. Ho l'illusione che sia dell'altro, ma in realtà uso l'altro per sentire questa gioia di me. And he says that about the empathy with a painting. E diceva questo sull'empatia con i quadri. I think that I could enjoy this painting, for instance. Penso, per esempio, posso godermi questo quadro. But he considers that it's a way to enjoy about myself. Ma penso, thanks to this painting. Ma lui considerava che era un modo di godere di sé attraverso il quadro.
su questo. May I say something on that? May I say something about that? Mi rimanda a una delle definizioni concettuali di Jung rispetto all'estetica, che ci sono due modi di fare l'esperienza estetica. It reminds me of something Jung said about two different ways to experience aesthetics. Una estroversa e l'altra introversa, ed è in relazione all'oggetto che può plasmare il mio mondo interno o io invece interagire con l'oggetto e dare una definizione, una forma all'esterno. It's about extroversion or introversion. It's about or either me to give shape to the outside of me, to the object, or about the object going inside and giving shape to myself. La mia domanda è anche quanto è significativo in questo la tipologia del terapeuta, ad esempio. And so my question is, how much is the typology, the way the therapist is, how much it is influencing the process? I don't know if it's on the same level that what I am saying, but I consider that this first aspect, first meaning of aesthetic for me is what I... Because I speak about what I feel. Non so se sono nello stesso livello di ciò che tu stai dicendo, ma siccome parlo di ciò che sento, say something about the way the world has its impact upon me. Questo dice qualcosa su come il mondo ha un impatto su di me. And the second aspect of aesthetic for il secondo aspetto dell'estetica per me is how I will give shape to what I feel. Come questo dà una forma a quello che io sento. And that's I don't know if it's parallel with what you said, but I feel some closeness with that. Non so se è parallelo a quello che tu dici, ma mi sembra di sentire qualche vicinanza. Sì, soprattutto per quell'accenno che tu hai fatto alla depressione e alla necessità di sperimentare il bello. No, perché come dire, anche questo vuol dire che in qualche misura sembra come se ci fosse davvero un bisogno importante di poter sperimentare il bello per poter dare una buona forma al mondo interno. Non so se riesco. I feel it important and quite similar and interesting what you said before about your necessity, the need to find, to look for something beauty, not to feel a bit depressed. Mm-hmm. And the... I lost what I was willing to say. Okay, the... ho perso il punto che volevo dire. I was willing to say that volevo dire questo. Originally, art with aesthetic, when Baumgarten created this idea of aesthetic, of course the world of art entered in this concept because it's a perfect illustration of another kind of knowledge out of cognition by feeling. Dopo che Baumgarten ha inventato questo uso della parola estetica, naturalmente il mondo dell'arte ci si è precipitato dentro, perché è un modo perfetto per descrivere un altro modo di sentire attraverso i sensi. And little by little the aesthetics became the idea of beauty and the quality artistic qualities of something. E quindi piano piano dall'originario significato di Baumgarten l'estetica è diventata sempre di più invece rivolta alla bellezza dell'opera d'arte. But there is also an aesthetics of the ugliness. Ma c'è anche un'estetica di ciò che è orribile.
Jérôme Bosch. Pensate ad esempio ai lavori di Jérôme Bosch. Is that beautiful? Sono belli. Do you like the women from Rubens? Vi piace la donna di Rubens? Do you like the painting of Bacon? Vi piacciono i dipinti di Bacon? Where is the beauty? Dov'è la bellezza? However, tuttavia, it's something very strong. È qualcosa di molto forte. Something very strong. But one characteristic that I would attribute to the word beauty is that I don't want to withdraw anything to this work, or I don't want to add anything. Uno dei concetti che io uso per definire la bellezza è: non voglio ritirarmi, non voglio fare un passo indietro da questo lavoro, né voglio aggiungere assolutamente niente. It's perfect in this style. È perfetto in questo stile. This spoon cannot be better. Questo cucchiaio non può essere meglio. This soup cannot be better. Questa minestra non può essere meglio. I don't want to add any special spice. Non voglio aggiungere nessuna spezia particolare. As such. È così. This painting, it's right time not to add a touch of blue. Questo dipinto non ha bisogno di nessuna aggiunta di un tocco di blu. In our vocabulary we could say the gestalt is complete. Nel nostro vocabolario noi diremmo la gestalt è completa, conclusa. There is One moment. tu hai parlato finora molto di quello che senti tu, che vedi tu e che va benissimo, però in terapia c'è anche il cliente, il paziente davanti, che ha il suo corpo, i suoi tratti, il suo modo di essere, proprio anche una sua forma fisica, è proprio presente, e questo fa anche parte della gestalt, e anche si può leggere e capire molto dai tratti fisici, dal vederlo, dal corpo, dalla posizione, eccetera. E quindi, come mi manca un pezzo, va benissimo focalizzarci su di noi, però è importante anche l'altra parte della gestalt, anche il paziente. E un po' anche questo è proprio nella pittura,
per il modello di estetica o anche di bellezza è cambiato negli anni, se pensiamo all'arte antica secoli fa o ai modelli attuali dell'arte moderna, anche di bellezza femminile, di rappresentazione delle donne. E comunque appunto ed è impossibile capire questo se non lo collochiamo storicamente nel tempo presente, nell'oggi, no? Quindi è importante inquadrare il tutto da vari punti di vista, tenere insieme i pezzi delle cose. Sì. You wanted to add something, volevi aggiungere qualcosa? About what Mara Rotelli said, I was thinking of two painters and quite somehow opposite, which are Van Gogh and Chagall. Van Gogh is very suffering, even in his painting, and on the other side, Chagall, which even you told about the biography of the painters before, of the artist, and his biography is a very hard one. He was Jewish, he was during the war, and also, but his painting are giving us hope. There are people who are flying, and so there is something about what psychotherapy should do, which is turning into beauty also the sufferings and the difficulty, the ugliness in the world. I would like to use your comment to make a question. Do you agree that aesthetics in psychotherapy is to support the client to see the beauty in what he has in his life, or do you have another or other meanings of aesthetics in therapy? Because when you talk about the paintings, it is the final gestalt, I thought, oh, here is diagnosis, this is therapy. E vorrei usare la tua domanda per fare una domanda a Jean-Marie Robin. Cioè dicevi è proprio così che la terapia è qualcosa che fa vedere gli aspetti belli o che trasforma in bellezza qualcosa che c'è nel mondo, nel cliente, nella situazione, oppure è un altro significato quello dell'estetica in psicoterapia? In psychotherapy, as I told before, I don't refer to the idea of beauty even if it's present in my daily life. E come dicevo prima, nella psicoterapia non uso l'idea di bellezza, anche se, come anche dicevo, è presente nella mia vita quotidiana. My reference to the artist has nothing to do also with their biography or something like that. E il mio riferirmi agli artisti non ha a che fare con la biografia. For me it's much more how I could help my client to create a specific form. Per me è più come posso aiutare il cliente a costruire una forma specifica. From what he has or she has to express. A partire da quello che ha da esprimere. That's where this concept of form for me is useful. È qua che questo concetto di forma è utile per me. I can take an example. A symptom for me is a form. E do un esempio, per me un sintomo è una forma. It's the form that I use to express, to say what I have to say and that I am unable to say in another way. È la forma in cui esprimo quello che ho da dire, quello che devo esprimere e per cui non trovo un'altra forma. And so as a therapist, what is important is
to try to have access to what you have to say. E come terapeuta quello che è importante è avere accesso a quello che tu hai da dire. And if to say what you have to say, you have to create a symptom. E se per dire quello che hai da dire devi creare un sintomo? Maybe it's a painful way of saying what you have to say. Forse questo è un modo doloroso per dire quello che hai da dire. So maybe you are fixed in this form. E forse c'è una fissazione in questa forma. How could we reopen? E come potremmo riaprirla? In the 18th century, or the, from the old Greece and up to this past decades. E nel XVIII secolo, ma anche andando indietro dall'antica Grecia. A sculpture had a stone. E una scultura era fatta di pietra. And he had to take off pieces of the stone. Little by little, e bisognava togliere pezzi dalla pietra piano piano in order to create a form. Per creare una forma. And about that, for instance, that's interesting that Freud used to say that he preferred painting sculpture than painting. E per esempio, a proposito di questo, è interessante che Freud diceva di preferire la scultura alla pittura. As a metaphor. Come metafora of his work, because sculpture is taking off something which is unuseful. Era perché è più una metafora del suo lavoro, dice, e togliere qualcosa che non serve. While painting is adding and adding and adding, mentre dipingere è aggiungere, colorare, eccetera. And that's not the job of a therapist. E questo non è il lavoro del terapeuta. But that's why I use the metaphor of sculpture now. E però adesso uso questa metafora della scultura. You at that time you almost had one way to make a sculpture. In quel tempo tu avevi solo un modo per fare to la scultura. To say what you have to say. Per dire quello che avevi da dire. Today, if you want to do sculpture. Oggi, se vuoi fare una scultura. You could manipulate iron. Tu puoi manipolare il ferro with fire and col fuoco. Add things. You can make expansions of things like Caesar. You can tu puoi fare delle espansioni compress, oppure comprimere del materiale. Things. You can make accumulations oppure of puoi things. Accumulare. There are a lot of techniques which allow today to make a sculpture. Ci sono molte più tecniche oggi per fare una scultura. And that, for me, that's also a metaphor of the kind of work we have to do. E questa è una metafora del tipo di lavoro che noi dobbiamo fare. For me, I don't go to the direction of biography. Non tanto andare nella direzione della biografia. I'm in the direction of using my access to the art as what is the best way? What is the best way to say what I have to say? E utilizzare il mio accesso all'arte per trovare il modo migliore per dire quello che abbiamo da dire. Artists change, help us to change our way of seeing things. Gli artisti ci aiutano a cambiare il nostro modo di vedere le cose. I am very interested in minimalist music. Sono, per esempio, sono molto interessato alla musica minimalista. Minimalist music, which is sometimes called also repetitive music. Perché è chiamato è spesso una musica ripetitiva. And you have some music during half an hour. It's e a volte per mezz'ora hai una musica. We don't have half an hour. Non abbiamo mezz'ora. You don't have? We don't have half an hour now. And what is it in some way in Gestalt terms? E questo cos'è in termini gestaltici? For me, it's a way for the musician
to draw our attention to something which generally is in the background. E per me è come lo sforzo dell'artista di farci mettere portare l'attenzione verso qualcosa che di solito sta nello sfondo. It brings the background into the foreground. Porta, the figure. Porta lo sfondo in primo piano, lo fa diventare figura. Or other musicians, for instance, one of the first musicians in repetitive music made a piece which is called In C. C. E uno dei primi musicisti, appunto minimalisti, ha scritto un pezzo che è in C, nel senso di C. Letter C is Do in music. Which is Do. I don't know how do you say it. Che è il Do, scusate. La chiave di Do. Do. In C, it's a piece which lasts almost 1 hour. Ed è un pezzo che dura quasi un'ora. With a big orchestra. Con una grande orchestra. And they play only Do, Si. Loro solo suonano Do, Si. Only. Solo questi. During 1 hour. Per un'ora. They play with volume, they play with rhythm, con play diversi volumi, diverso ritmo. Syncopes, they play with a lot of things, it's very creative, but you have the only note, Si. Lo fanno in vari modi, con sincope, molto creativo, però sono solo queste due note. So for me it's exactly the way that aesthetic interests me. How people create something and change our way to listen, our way to look at something. E questo è proprio quello che mi interessa dell'estetica, come le persone creano, come costruiscono le forme. For me the Pope for a therapist is Marcel Duchamp. Ah, il Papa del terapeuta è Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, because you know what he did, Marcel Duchamp. Sapete cosa ha fatto? He took a toilet. Ha preso una toilette. And he put it in a piedestal. Piedestallo, una support. And a support. E l'ha messo su un piedestallo. He signed the urinoir. È un segno di un urinatore. For me it's a founding act. Questo per me è un atto fondativo. Because he show us that it's taking an object, trivial object of our daily life. Perché prendere un oggetto triviale e cambiargli il contesto. We are invited to see differently. Siamo invitati a vederlo in modo diverso. It could be considered as a provocation. Potrebbe essere considerato una provocazione. But for me it's a very specific kind of provocation. Please look at things differently. Però per me è una specifica proprio modalità di provocazione. Guardalo in modo diverso. This toilet can be looked as a sculpture. Questa toiletta deve essere vista come una scultura. It's a perfect form. È una forma perfetta. If you look at it as such. Se lo vedi in questo modo. And for me it's exactly an example of what we have to do with the experience of our client. E questo è esattamente quello, secondo me, un esempio di quello che dobbiamo fare con i nostri clienti. To help them to look at their experience in a very different way, to shift their eyes. Aiutarli a vedere in un modo diverso, a shiftare, cambiare la visione. So I don't need to focus on the history of the artist. Quindi non devo focalizzarmi sulla storia degli artisti. It's not my way. It's non the è il way mio of modo. Some colleague like Michael Miller. I said who was studying Miles Davis, Cézanne, and so on. E il modo era Michael Miller che studiava i vari artisti. But personally, I am more interested in looking at the way people create forms.
Personalmente sono più interessato al modo in cui le persone creano forme. I feel. Prima parte dell'esthesis è sentire. Second part of aesthetics, what do I do with what I feel? La seconda parte dell'estetica è che cosa faccio con quello che sento. How I transform. Come la trasformo. In the group today, this morning, I was talking also about emotion. E nel gruppo questa mattina ho parlato di emozioni. Emotion also is a form. E anche le emozioni sono una forma. I feel something in my body. Sento qualcosa nel mio corpo. Tension and so on. Sensazioni, tensione. And in doing something in contact with the world, in contact with the other. E nel fare qualcosa in contatto col mondo, con l'altro. I will give some form to this sensation. Do una forma a queste sensazioni. It could become sadness, could become tears, it could become anger. Può diventare tristezza, lacrime, rabbia. The same sensation. La stessa sensazione può diventare così diversa. I can give form, and sometimes I have a form which is stereotyped. E a volte invece ho delle forme stereotipate. And my job as a therapist is also to help the client to get rid of the stereotyped form and to open to other possibilities. E il mio lavoro di terapeuta è proprio quello anche di aiutare il cliente a liberarsi di queste forme di stereotipate, di trovarne delle altre. Not to destroy this form. Non distruggerle. But to add more possibilities. Ma aggiungere più possibilità. In order to reinstall the possibility of choice. In modo da ripristinare la possibilità di scelta. That's my way of understanding aesthetic. Questo è il mio modo di capire l'estetica. E sentivo dei movimenti qui a sinistra, forse Mara voleva dire qualcosa. Vuoi finisco solo una cosa molto breve. Mi ha colpito il tuo accenno alle forme quando diventano rigide e invece la possibilità di stare in più forme o di attraversare le varie forme che si costruiscono anche nella relazione, che è uno dei temi più difficili da affrontare in questo momento perché è molto collegato all'ansia, no? I was impressed when you mentioned the force that becomes rigid and the need to open up to flexibility to change the form, because in this moment maybe this is very difficult because there is a lot of anxiety. E quindi appunto mi chiedevo quanto è davvero importante il tuo approccio anche per poter imparare come terapeuti a stare nel cambiamento, nella modulazione di varie forme, riducendo i livelli d'ansia che a volte costringono i pazienti in, so maybe it would in immagini be, stereotipate. It would be important also to work to reduce the anxiety in order to make possible to create new forms, because this anxiety often is something that is blocking the creation of new forms with our clients. Yes, but I also remember the way we consider anxiety in Gestalt therapy. Sì, ma ricordo anche in che modo noi consideriamo l'ansia in terapia della Gestalt. Mostly as a blocked excitement. E per lo più la consideriamo come un'eccitazione che viene a bloccarsi. So if we give support to this anxiety. Quindi maybe, se diamo supporto a questa ansia, come dici tu, help our client to shift from the blocked excitement possiamo excitement which could flow into action, into contact. Possiamo, se diamo supporto a questa eccitazione del nostro cliente, possiamo aiutarlo a passare da una situazione di blocco, che è l'ansia, a una di flusso in cui ci si muove verso la creazione di una nuova forma nel contatto. Of course it's easier to do it here and explaining this here than in the room of therapy. Naturalmente è molto più facile dirlo qua mentre ne parliamo qui tranquillamente che non farlo poi nella sessione nella stanza di terapia. It needs time, it requires time. Una specie di mandala costante, no? Che si
costruisce, si distrugge. A kind of a mandala that you continuously are creating and it deconstructed and then recreated. I receive a very interesting message from somebody that maybe you heard the name, Virginia Satir. Ho ricevuto un messaggio molto interessante da una persona che forse conoscete, che è Virginia Satir. She was a great family therapist. Una grande terapeuta della famiglia. And I remember her insisting on the fact that in the therapeutic process doesn't consist to take anything out of the client. E lei insisteva molto sul fatto che la terapia non consiste nel prendere niente dal cliente e tirarlo fuori. Pain, symptom, sintomi, dolore, eccetera. Eccetera. Nothing. No. But to giving something more to the client. Ma dare qualcosa in più al cliente. Mm? Ask you to abandon your form. Non ti chiedo di abbandonare la tua forma. But I will give you the opportunity to use other form, and probably your form, including symptom, can be appropriate in some context. Mm. E anzi, io voglio darti la possibilità di avere più forme e di tenerti la tua che include anche i sintomi, molto probabilmente è assolutamente appropriata in certi what contesti. What is important for me is to open ma quello choice, che importa per me è aprire le scelte, the possibilities. Aprire le possibilità. But I don't have to choose instead of you. Ma non scelgo al posto tuo. Ma noi siamo, credo, alla fine proprio del nostro incontro e mi sembra interessante perché credo che, proprio come ha detto Robin, lasceremo o avremo molte forme aperte a partire da questo incontro. Credo si siano aperte delle strade, delle possibilità, delle domande, delle direzioni. Avrà un commento ancora? No. Sì, prima traduzione. Ah, sì. I think that we are going to close and as Jean-Marie said, probably we have to leave open this for new developments and new forms. Okay. E chiederei, perché so, visto anche l'età dei movimenti sono più lontani che quelli alla mia sinistra, ma che anche Gianni voleva aggiungere qualcosa, quindi se vuoi fare un ultimo commento. Yes, because I was very impressed by the new Pope that we have, that Duchamp. Sì. I'm very impressed by the new Pope that we have now, that is Marcel Duchamp. E perché sono rimasto colpito da questo nuovo papa che abbiamo, questo Marcel Duchamp. And I have one comment that is, so what we learn in a therapeutical school is how to bring a toilet and to make it as a work of art. E quindi quello che mi colpisce è che quello che facciamo in una scuola di psicoterapia è quello di prendere una toilette e di trasformarla in un'opera d'arte. That means reframing our yes. minds. And it comes to my mind a short poem by a great Italian poet. She was psychotic many years in psychiatric hospital. E mi viene a questo proposito in mente una breve poesia di una poetessa italiana che era una psicotica e ha passato molto tempo in ospedale psichiatrico. Alda Merini. And she wrote a very short poem. E questo very molto corta, questa poesia molto corta. She says, I don't know how I create a poem. E dice, non so come ho creato una poesia. I take the mud of my life and I feel like a great sculptor. Ho preso il fango della mia vita e mi sento come un grande scultore. Thank you, Jean-Marie. Thank you.